ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Dopo il via libera della Commissione Sanità alla proposta di legge per la riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale, ora l'ultima parola spetta all'Assemblea Legislativa delle Marche. La discussione sulla riforma sanitaria, che si concluderà con il voto sulla proposta di legge, è stata iscritta all'ordine del giorno del Consiglio regionale per la doppia seduta del 2 e 3 agosto. Innanzitutto noi già stiamo facendo un piano di incontri sul territorio dettagliato con le aziende ospedaliere, con i dipendenti delle sedi degli ospedali più importanti. Abbiamo iniziato da Pesaro, abbiamo fatto Ancona, abbiamo fatto Senigallia e faremo tutte le città con sede ospedaliera. Ma la comunicazione sta molto anche nel coinvolgimento dei cittadini, dei territori, dei sindaci, delle amministrazioni e sta nel riuscire a costruire le prime risposte. Noi speriamo che nell'inserimento nel circuito della medicina del territorio di nuove professionalità, nell'apertura delle case della salute, nell'implementazione che però non avverrà prima di 2 anni per il tramite dell'aumento delle borse per i medici specializzanti del personale nelle strutture ospedaliere, potremo dare dei riscontri che fanno capire che c'è un'inversione di tendenza. Quindi sicuramente la comunicazione, ma speriamo anche di riuscire a tradurre le nostre intenzioni in fatti concreti che possano essere percepiti. Certo è che la programmazione che non è stata fatta da anni sul personale non può essere visibile e percepibile in pochi mesi. Occorre che noi mettiamo risorse sui medici di medicina generale e medici specializzanti, come stiamo facendo, occorre che loro facciano i corsi e poi occorre che entrino nel circuito della sanità regionale. È un processo piuttosto complicato e lungo, ma noi contiamo di vedere nelle prossime stagioni risultati visibili che possano essere i migliori testimoni di quanto stiamo facendo.